Lei è candidato al Parlamento europeo. Si voterà il 25 maggio prossimo, fra 4 giorni. Sono sicura che i nostri telespettatori vorranno conoscere lei e il suo programma elettorale. Posso farle qualche domanda? Certamente che sì. Professore, ricordo bene che nella facoltà di medicina all'Università La Sapienza di Roma eravamo tutti concordi nel riconoscerle una grande capacità di mantenere la calma anche di fronte alle provocazioni di chi cercava di ostacolare i progetti che lei invece lucidamente e con perseveranza portava avanti fino a vederli realizzati. Da dove le vengono queste grandi capacità? L'impegno e la determinazione e la decisione è una delle mie qualità. Io ho poche qualità e tantissimi difetti. È una però è la determinazione, quando decido di raggiungere un obiettivo, mi ci impegno tutto me stesso per arrivare a raggiungere questo obiettivo. E soprattutto le sfide più difficili mi affascinano, e quindi anche questa sfida di partecipare a un'elezione europea su un collegio molto vasto come il Lazio, l'Umbria, il Marche, la Toscana, e per poter essere eletto bisogna avere almeno 70.000 voti, è un traguardo difficilmente raggiungibile, è una sfida quasi impossibile, ma a me le sfide impossibili mi piacciono molto perché io sono uno molto determinato e come sempre nella mia vita ho cercato di raggiungere gli obiettivi che mi riproponevo. Era un po' quello che mi ha sempre insegnato mio padre, che bisogna raggiungere gli obiettivi più o meno importanti, ma uno non deve lasciare, non si deve perdere per strada, non si deve lasciare demotivare dagli eventi, ma deve raggiungere l'obiettivo sempre con serenità, onestà e impegno. Da dove ha tratto la motivazione profonda di fare politica in Italia, nonostante il livello etico della classe politica italiana sia sempre stato decisamente scadente? Perché a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare in politica? Che cos'è che la spinge ad addentrarsi in questa arena così difficile, pur essendo ormai all'apice della sua carriera universitaria? Lei è preside della facoltà di medicina e odontoiatria, prorettore per l'attuazione e implementazione del programma rettorale e rapporti con l'amministrazione dell'Università di Roma La Sapienza e Sì, ancora altro. Quindi lei è un professionista cosiddetto arrivato. Questa peraltro non è la sua prima esperienza politica. Cosa la attrae di questo panorama politico così ultimamente disprezzato da tanti? mi attrae soprattutto questa mia passione. La mia passione è legata a questa malattia politica che nasce su grandi obiettivi. Il grande obiettivo della mia passione giovanile e del mio impegno politico giovanile era la riforma sanitaria, la battaglia per la riforma universitaria, la laicità dello Stato, la grande battaglia per il divorzio. Ma poi, dopo mi si è sopita questa e ho preferito continuare la mia professione. Adesso, vedendo che soprattutto tutti i giovani che si laureavano, che si specializzavano, non trovavano l'occupazione, che è il vero dramma della situazione nazionale, mi sono deciso, nonostante tutti mi sconsigliassero, mi dicessero, ma chi te lo fa fare, come dice lei, sono al vertice della mia carriera professionale e universitaria, il poter testimoniare che per i giovani devono trovare le mie stesse opportunità, mi spinge a scendere in campo, a cercare di raccogliere quei fondi europei che sono gli unici che possono riattivare la molla e dare energia a questa macchina ormai spenta dell'economia nazionale. Un'ultima domanda, perché so che lei è molto occupato, siamo negli ultimi giorni della campagna elettorale, quindi non la voglio trattenere. La ringrazio intanto del tempo che sta dedicando ai nostri telespettatori. Domanda. La nostra nazione si impoverisce con la fuga di cervelli all'estero. Lei, professore, medico, chirurgo, come pensa di interrompere questa immigrazione dei nostri migliori giovani cervelli all'estero? Come pensa di poter creare posti di lavoro per loro in Italia e farli restare? Dandogli la speranza e l'opportunità di avere le stesse energie, le stesse possibilità lavorative che ci sono negli altri paesi europei o mondiali. E
È vero che il mondo è globale, però l'italiano deve continuare a svolgere la sua funzione, dato che è un popolo intelligente, fantasioso e competente, di poter trovare le opportunità nel nostro paese, che non ci sono, e allora bisogna saper cogliere quelle opportunità che da sempre abbiamo disperso nel nostro paese. I fondi europei nel prossimo quinquennio saranno 193 miliardi. Rischiamo, o non andando a votare o votando contro l'Europa, di non sapere approfittare di questa opportunità, che è l'ultima opportunità per rilanciare il nostro paese. Io la ringrazio e le faccio tanti auguri, naturalmente. Grazie a lei per l'intervista e la partecipazione a questa iniziativa. Buonasera. Grazie.